Da Juve Tifo, Tifo Juve, la rubrica che parla della Juventus. Ragazzi, parliamo adesso di Allegri. Focalizziamoci sul discorso Allegri, sul possibile esonero. Come mai, dopo Siviglia Juventus, questo allenatore siede ancora in panchina? Sono stati mandati allenatori per molto meno. Sono stati silurati dagli allenatori come Sarri, che ha vinto uno scudetto, come Pirlo, che ha vinto una Supercoppa e una Coppa Italia. Se ne sono andati, se ne sono andati, la società non li ha più voluti. Ha richiamato Allegri con uno stipendio che ancora non si è capito se si aggira sui 9 milioni di euro netti all'anno. E in 2 anni questo allenatore non porta nemmeno un trofeo, manco il trofeo della Birra Moretti, proprio nulla. Una squadra che non ha vinto nulla, nemmeno una Supercoppa. Non si è mai avvicinato a vincere lo scudetto, ne è sempre uscito con l'ossa a rotte. L'anno scorso ha fatto un quarto posto proprio all'ultimo respiro, praticamente, con un Napoli terzo che comunque meritava qualcosa in più. Quest'anno invece zero titoli, niente vinto, perdiamo un casino di partite. Adesso che cosa dice Allegri? In conferenza stampa dobbiamo difendere il secondo posto. Adesso. Io penso questa cosa, cioè più lui dice raggiungiamo questo obiettivo e più quell'obiettivo non lo raggiungeremo mai. Ora voi credete che la Juve possa difendere questo secondo posto? Ho i miei dubbi, ho paura che questa Juve possa perdere anche questa seconda posizione perché comunque non la merita, non l'ha meritato. Mi potete dire quello che volete, ma questa Juve non mi piace. Cioè, ragazzi, fateci caso, cioè questa Juventus è l'unica Juventus negli ultimi 30 anni, perché io avendo 37 anni ho visto la migliore Juve, ho visto le formazioni più forti forse di tutta la, non dico la storia della Juventus, però degli ultimi 50 anni secondo me. Cioè, io ho visto gente come Del Piero, ho visto gente come Zidane, ho visto gente come... anche lo stesso Inzaghi, ho visto gente come Vierchowod, Torricelli, Jugovic, giocatori del calibro di anche di Paolo Sousa, giocatori come Boxic, giocatori come in questo momento non mi vengono in mente, diciamo che quelli sono i giocatori che hanno vinto la Champions, Vialli, Ravanelli, Roberto Baggio pure. Passato la Juve e me lo ricordo, ma ragazzi, il centrocampo della Juve, non so se vi ricordate, Vidal, Pirlo, Marchisio, attaccanti come Tevez, attaccanti come anche Alvaro Morata, dai, alla fine non era così male, ma questa squadra a me non piace, è stata assemblata male. E secondo me giocatori anche come Paredes non sono da Juve, Rabiot non è da Juve, inutile che Rabiot viene sempre difeso, cioè Rabiot prende uno stipendio enorme per non concludere nulla, parliamoci chiari. E non va bene lo stesso Bonucci, Bonucci penso che va bene così, dico, ha detto che non vuole continuare e ci siamo. Quindi da cosa ripartire? Da cosa ripartire? Dobbiamo ripartire soprattutto dai giovani. Ho sentito dire ho visto molti YouTuber, molte persone che appunto che salvano Fagioli, salvano Miretti, Iling, diciamo tutti i 2000. Parliamoci chiari. E da qui dobbiamo ricominciare, dobbiamo sfoltire la rosa e cercare questa volta di prendere i giocatori che servono. Per ripartire, perché ragazzi dobbiamo ripartire da qualcosa, perché questa Juve non è la Juve che sono abituato a vedere io, cioè la Juve vinceva sempre, era una squadra che vinceva in continuazione, vinceva tutte le partite, anche 4-5-0, io mi ricordo le partite di Champions della Juve negli anni 90, 95, 96, 97, 98, era una squadra che vinceva sempre, arrivava quasi sempre in finale. Abbiamo perso troppe finali, ma ricordo appunto che era un piacere vedere
vedere giocare questi giocatori. Quindi bisogna ripartire soprattutto da Allegri, cioè Allegri deve andarsene, cioè ripartire dal fatto che Allegri se ne deve andare. Scusate, mi sono espresso male. Quindi Allegri deve andare via, deve cambiare la dirigenza e soprattutto devono cambiare alcuni giocatori. Smettiamola con questi senatori, con questi giocatori di esperienza, smettiamola col fatto che in Europa bisogna avere l'esperienza per vincere certe partite, perché con questo Siviglia, ragazzi, avrebbe vinto chiunque. Parliamoci chiari, non è una squadra imbattibile, se sei forte a giocare non te ne frega niente dell'esperienza internazionale. Abbiamo visto giocatori del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern, che hanno 17 anni, 18 anni, sono fortissimi e se la giocano in tutti i campi. Quindi se tu sai giocare, te ne fotti dell'esperienza. Se uno è messo bene in campo, si gioca. E comunque la differenza la fanno i buoni giocatori, i grandi giocatori che possono essere anche 18 anni. Non c'è più sta cosa de se non hai esperienza, le partite non le vinci, cazzate. Perché abbiamo visto tanti giovani fortissimi, lo stesso Vinicius, no? Che è giovanissimo, non mi ricordo se è 2000 o 99, Mbappé pure, cioè Mbappé è del 99, Donnarumma è del 99, ci sono un sacco di giocatori giovani già forti, quindi non è un discorso di età, di esperienza, è un discorso che se tu non li metti bene in campo, questi giocatori non ti fanno un tubo. E poiché questa squadra non va, questo allenatore non va, bisogna ripartire da zero. Zero significa Allegri deve andare a casa, questo è chiaro. E a questo punto la dirigenza pure. Sono contento che Giuntoli ha firmato per la Juventus, spero che tolga tutti questi capoccioni, tutti questi senatori, pseudo senatori che non sono serviti mai a un tubo, perché lo stesso Chiellini già doveva andare qualche anno prima, lo stesso Bonucci doveva andare qualche anno prima, ed altri, Cuadrado, per esempio Cuadrado ha parlato tanto e poi ha fatto poco, soprattutto in questa partita dove serviva vincere. Un'ultima riflessione su Engel Di Maria. Secondo me Engel Di Maria un altro anno con un altro allenatore si può fare. Engel Di Maria secondo me può rimanere, deve rimanere, speriamo che rimanga, però con un altro allenatore. Speriamo bene. E se vi è piaciuto questo video potete mettere un like, potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Ciao, al prossimo video!